presentato all'Università degli Studi di Teramo il corso di laurea triennale in turismo sostenibile, una nuova offerta formativa della Facoltà di Scienze Politiche, il cui obiettivo è quello di proporre un percorso formativo in linea con le più significative trasformazioni del settore turistico, indirizzata a promuovere un turismo responsabile, sostenibile e accessibile. Un progetto assolutamente nuovo, non solo per Teramo ma anche, diciamo, per tutta l'Italia centro-meridionale, in quanto non c'è un corso di laurea in turismo sostenibile nel territorio. Ed è un corso su cui ne abbiamo puntato moltissimo e che è stato costruito con una grande collaborazione di stakeholders locali, sia del settore pubblico che privato, che ci hanno aiutato a progettare il nuovo corso, che ci hanno aiutato a individuare quali sono le figure professionali in uscita e anche quelle che sono le competenze indispensabili oggi per chi si voglia occupare di turismo in generale, ma soprattutto di turismo sostenibile. Speriamo anche di dare una mano al territorio, al recupero del territorio, soprattutto delle aree interne, che come sappiamo sono aree disagiate, aree in grande difficoltà economica, a partire anche prima dei terremoti, no? Degli eventi sismici. Poi la situazione è stata aggravata dalla pandemia, ma noi siamo convinti, e non solo noi, insomma, gli esperti ce lo confermano, che il turismo possa essere una chiave di svolta per questi territori. La formazione è interdisciplinare, si studiano diverse aree scientifico-disciplinari, l'area storica, l'area giuridica, l'area economica, ma anche, diciamo così, l'area informatica e soprattutto le lingue, perché il turismo senza la conoscenza delle lingue è un fenomeno che non riesce a svolgere quel ruolo importante che ha. Il settore turistico ha una dimensione trasversale, riesce ad avere ricadute sotto il profilo economico, sociale, ambientale, culturale, e questo per noi ha significato elaborare un progetto formativo che si fonda essenzialmente su quelli che sono gli input che provengono dall'Organizzazione Mondiale del Turismo e dall'Unione Europea, dalle politiche dell'Unione Europea per quanto concerne il turismo. Abbiamo messo insieme questo per creare un'offerta formativa nuova.